La televisione sta cambiando in tutta Europa, è quindi necessario risintonizzare il televisore o il decoder HD. Cerca nel menu del tuo telecomando la voce impostazioni e seleziona la voce canali, poi sintonizzazione canali e attendi la risintonizzazione. La risintonizzazione è conclusa e puoi ora goderti la tua nuova TV digitale. Ricorda che dal 28 aprile Telemia si trasferirà sul canale 76 del digitale terrestre. Per ulteriori informazioni consulta il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it. Questo programma è presentato da Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi. Oggi parliamo di un libro che il titolo potrebbe apparire di poco conto, insignificante. Qualcuno ci chiede che cosa sono i vendicosi che noi vediamo lì in sottoimpressione. Chi è l'autore? Nicola La Barbera. Di che cosa tratta? Di una storia misteriosa dei Beati Paoli. Possono apparire queste mie parole, non so di che cosa, che sappiano di mistero, ma può darsi pure che lo siano. E allora andiamo a riscoprire con l'autore questo fascino e questo mistero che ha caratterizzato per quasi, diremmo quasi 200 anni o anche più, la storia documentata si intende, di questa realtà, di questo movimento, di questa setta. Ciascuno poi può trovare il termine che maggiormente ritiene più opportuno, ma l'autore ci spiegherà e ci indirizzerà nel contesto del libro stesso. È una storia dove il mistero è logico che sia sovrano. Nel momento in cui andremo successivamente a rivedere o entrare nei meandri di quelle società dove la riservatezza, il segreto diventa effettivamente un mondo fatto di fascino per noi, ma pure di mistero. Un mistero rapportato al tempo, dove l'uno e l'altro non si conoscevano, dove chi faceva parte di questa società iniziatica, i vendicosi, conosceva soltanto il suo presentatore, il presentatore conosceva il maestro di quella famiglia, gli altri non si conoscevano affatto. Quindi tutto cappuccio e tunica, quello che era ed era anche, come avviene in alcune società iniziatiche, con lo stesso abito, e non si conoscono i partecipanti della varie o delle varie associazioni. Iniziamo da un periodo pre-normanno, siamo agli inizi del XII secolo, e questa realtà, questi misteriosi personaggi iniziano a prendere piede. La zona di invadenza è il regno di Napoli e di Sicilia, noi diremmo, o il regno di Sicilia, chiamiamolo come vogliamo, ma abbraccia quelle terre che vanno dal mezzogiorno d'Italia fino a tutta l'isola. Allora vi sono pure, qualcuno si domanda, diramazione pure in Calabria? Sì, anche in Calabria. E allora sin da questo periodo normanno, e
quindi siamo, diciamo, abbiamo detto, nella seconda metà o all'inizio della seconda metà del XII secolo, troviamo un mondo che anticipa avvenimenti, fatti e situazioni che nel tempo acquistano poi nuove sfaccettature, ma la realtà iniziatica è sempre lo stesso, sempre vorrebbe essere da parte di tutti conosciuta, ma è soltanto a quei pochi che hanno e che sono stati gli artefici o quelli che sono stati gli ideatori o che hanno fatto parte di queste varie realtà. Io ringrazio Nicola La Barbera per aver voluto scegliere i nostri studi e presentare questo libro, un libro, allora abbiamo detto, dove il mistero e quindi nelle realtà iniziatiche acquista una dimensione nuova, profonda, e noi vogliamo entrare nei meandri, ci condurrà a capire chi erano questi uomini col cappuccio, questi uomini con l'abito, che qualcuno vorrebbe anche dire anche un abito francescano. Lo ringrazio. Come nasce allora questo libro? Intanto buonasera. Questo libro è un romanzo storico. Questo libro nasce perché io sono innamorato di Luigi Natoli. Luigi Natoli è l'autore di un libro che si chiama I Beati Paoli, che narra appunto la storia dei Beati Paoli. Io, dopo aver letto tantissime volte quel libro, ho deciso di emularlo e di scrivere un romanzo, però non sui Beati Paoli, ma sugli antenati dei Beati Paoli, i Vendicosi. Vendicosi che sono nati nel 1185, ed è testimoniato dai tanti scritti che parlano dei Vendicosi, non ultimo il De Burri nella sua Storia Generale della Sicilia. Sono delle sette segrete nate per difendere il popolo dai sorprusi dei nobili. I Beati Paoli poi si sono originati dai Vendicosi, e addirittura molti storici siciliani dicono che la mafia si è originata dai Beati Paoli, tant'è vero che i riti di iniziazione sia della mafia che dei Beati Paoli e ancora prima dei Vendicosi sono uguali, sono gli stessi riti. Parte il mio romanzo da quando gli arabi hanno occupato la Sicilia, per poi continuare con l'occupazione da parte dell'Italia meridionale e quindi della Sicilia da parte dei normanni. Questa setta si è diffusa un po' in tutto il regno dei normanni, tant'è che il capo era un certo Adinolfo di Pontecorvo, originario appunto di Pontecorvo, che è in provincia di Frosinone, oggi provincia di Frosinone. Ha avuto una larga diffusione essenzialmente a Palermo, dove si riuniva nei sotterranei che esistono sotto Palermo. Palermo, fra l'altro, in tutti i palazzi c'è la cosiddetta camera dello scirocco, che è nei sotterranei, con al centro una fontana, che era il luogo dove, quando c'era caldo, allora non c'era l'aria condizionata, si riunivano le famiglie nobili, insomma, per rinfrescarsi. L'acqua a queste fontane era portata da dei canali, cioè delle canalette praticamente, che partivano da una conca più grande, che poi divideva l'acqua, ed aveva una pendenza di 0,5%, in maniera che l'acqua scorresse lentamente, senza rodere il cunicolo, perché sapete che Palermo è tutta tufo, e quindi se c'è una pressione alta il tufo si poteva. Ed era in queste conche, alcune erano prive d'acqua, erano in queste conche che si riunivano appunto queste sette segrete. Noi cominciamo a parlare appunto di queste sette già quando, che prima di chiamarsi Vendicosi si chiamavano i Signori della Vendetta, perché era una setta nata, organizzata da un nobile per difendere, per vendicare più che difendere, delle malvagità fatte nei confronti della moglie.
Questo signore si chiamava Cattani, era originario arabo, infatti il suo nome originario era Al-Cattani, poi diventato cristiano. Roberto il Guiscardo appunto ha detto: no, visto che sei cristiano, ancora non c'è neanche, sei cristiano, che abbi anche un nome cristiano, non ti chiami Al-Cattani, ti chiami Cattani. Quando Al-Cattani è andato in guerra assieme a Roberto il Guiscardo, aveva lasciato la moglie un figlioletto di 5 anni. Una badessa era andata dalla moglie perché voleva portasse il figlio in convento per intraprendere le conoscenze della religione cristiana. Lei dice: come il bambino è piccolo ancora, preferisco educarlo io nella fede cristiana. La badessa, dato che gli avi di Cattani erano musulmani, l'ha apostrofata chiamandolo brutta moglie di un musulmano. Quando è tornato il marito e lei gliel'ha raccontato, allora lui si è incavolato, ha riunito i suoi uomini e hanno organizzato una vendetta, perché nel frattempo aveva scoperto che questa badessa se la faceva con un nobile, cioè se era una monaca, però di notte riceveva nel convento il suo amante e se la faceva con questo suo amante. E allora lui che cosa fece? Sequestrò un prete e il cognato dell'amante della badessa, li portò nel convento e silenziosamente li fece entrare nella stanza dove la badessa riceveva il suo amante. Li trovarono mentre nudi si amavano, li hanno portati fuori, la badessa è stata praticamente marchiata con un ferro rovente, è stata il segno delle meretrici ed è stata cacciata fuori dal convento. L'altro, l'amante, che era un nobile, è stato consegnato al cognato affinché decidesse lui quello che doveva fare. E hanno continuato così, erano tutti dei signori con il viso mascherato per non farsi riconoscere, hanno continuato così portando avanti delle vendette per tutti i sorpusi che ricevevano il popolino. Nel frattempo però c'era qualcuno che osservava questa setta ed era Adinolfo di Pontecorvo. Adinolfo di Pontecorvo ha voluto creare una setta che chiamò i Vendicosi, che si rifaceva ai signori della vendetta, ma in maniera più segreta e più sicura. Cioè, infatti loro si riunivano in luoghi segreti, tutti mettevano la tunica e il cappuccio affinché nessuno fra di loro si conoscesse, perché quando votavano la vita o la morte di qualcuno, nessuno doveva sapere chi aveva votato a favore e chi aveva votato contro. La stessa divisa mettevano quando andavano a fare le loro vendette. E per cui un giorno Adinolfo di Pontecorvo andò a trovare il capo dei signori della vendetta, questo Cattani, Yusuf Cattani, e Giuseppe Cattani praticamente, e lo convinci a unire le proprie forze e di fare un'unica setta. Cattani ci pensò e così hanno fatto un'unica setta. Quindi Cattani diventò il capo delle sette che c'erano a Palermo, mentre Pontecorvo era il capo di tutte le sette che c'erano in tutta Italia. Sì, esatto. Perché dico il capo di tutte le sette? Perché la setta si divideva in vari, c'era diciamo una setta per ogni quartiere. E ogni setta si chiamava parrocchia, a capo di ogni parrocchia c'era un capo, poi c'era il vice capo e poi così via fino ad arrivare all'ultima. E allora possiamo dire una cosa: nel momento in cui loro non si conoscevano, ciascuno conosceva soltanto il capo, ma lui conosceva tutto. Allora, era un sistema piramidale. Certo, era un sistema piramidale. Ma in questo sistema di piramide vi erano figure intermedie oppure no? Sì, allora c'era il capo suprema, che era alla cima della piramide, che veniva conosciuto soltanto dal vice capo. Il capo conosceva tutti, lui era conosciuto solo dal vice capo. Poi c'erano i capi di ogni singola parrocchia. Parliamo allora in generale, cioè il capo poi c'erano i capi di ogni singola parrocchia e
alla fine c'erano i cosiddetti esecutori, che c'erano quelli che eseguivano le vendette. Gli esecutori erano divisi in squadre. Ogni squadra conosceva il suo capo squadra, che poi era quello che li aveva materialmente, diciamo, affiliati, portati in squadra. Il capo squadra conosceva tutti i suoi, ma di quelli che c'erano sopra di lui non conosceva nessuno, conosceva soltanto gli altri capi squadra che avevano, ecco, gli altri capi squadra che avevano la stessa, che a sua volta conoscevano soltanto quello del grado superiore, cioè un sistema piramidale che alla, esatto, base tutti operavano, ma nemmeno, non infatti, si conoscevano nemmeno, infatti, quando qualcuno veniva scoperto e arrestato non era in grado di parlare perché non conosceva nessuno. Poteva denunciare i suoi compari, cioè i suoi, quelli di suo grado, che erano con lui nella sua squadra di 5 persone, ma gli altri non li conosceva. Ma l'operatività di questi vendicoci è attestato in Sicilia, è attestato in altri contesti. Certo, sappiamo, se lei gira di dietro nelle, sì, sì, l'ho visto che nella quarta di copertina. Esatto, c'è, quando dice, se me lo presta lo leggo magari io, visto che lei ha difficoltà a leggerlo. Cioè, quando afferma questo autore francese, che ha scritto una storia generale della Sicilia praticamente, e parla di questi vendicosi. Ma a parte questo, poi un anonimo cassanese nei suoi diari ha parlato pure di questi vendicosi. E in più ci sono parecchi, il P3 a Palermo ha parlato dei vendicosi, il marchese di Villabianca ha parlato dei vendicosi, vari autori recenti, in questo momento mi sfugge il nome, hanno fatto delle ricerche e hanno attestato la presenza e l'esistenza Cioè, noi parliamo della realtà siciliana. Di conseguenza si espandono. Ma parliamo della realtà siciliana? No, perché Costanza d'Altavilla, quando sposò Enrico VI, il figlio di Federico Barbarossa, non si sposò in Sicilia, si sposò a Iesi. Ed è a Iesi che sono stati scoperti i vendicosi, è a Iesi che è stato scoperto Pontecorvo, Adinolfo di Pontecorvo, che poi è stato condannato a morte e impiccato. Non in conseguenza, nemmeno nella realtà dell'Italia meridionale vi era un quadro generale che potesse fare da collante, sì, tra, diciamo, tra setta e setta, c'era, in una conoscenza reciproca, anche se i capi, al vertice di tutte le figure apicali, i capi di tutte le parrocchie, diciamo, di tutte queste parrocchie si conoscevano, quindi il capo delle parrocchie di Palermo conosceva il capo delle parrocchie di Reggio Calabria, così come conosceva il capo delle parrocchie di Napoli, cioè i capi si conoscevano tutti, solo tra di loro. Fra di loro, sì, fra di loro. E partendo dalla Sicilia per venire nel continente, cioè noi partiamo da sì, Palermo, di conseguenza in Calabria. In Calabria, per esempio, io narro di un avvenimento che è successo ad Arena. Arena c'era un... Beh, io dico che... Diciamo Arena, l'attuale Arena nel Viponese. Sì, 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 nel Viponese, esatto. E io dico che era un fratellastro dei Concubè, un figlio illegittimo dei Concubè. In effetti non era figlio, in effetti era un loro dipendente, diciamo, uno che si occupava di coltivare i loro feudi, il quale sfruttava in maniera anormale i suoi contadini, li minacciava, li faceva lavorare per oltre 18 ore e così via. Se qualcuno tentava di scappare, li ammazzava e poi li dava in pasto ai maiali. Per cui a un certo punto i vendicosi decisero di vendicare i poveri contadini e organizzano una battuta per poter far fuori questo qui. Siccome la parrocchia di Reggio Calabria era piuttosto limitata, allora hanno chiesto l'intervento anche degli altri due parrocchie che c'erano a Messina. Si riuniscono tutte e tre, vanno ad Arena, lo sequestrano, gli fanno il processo, così, cioè loro praticamente si rifacevano al tribunale della Santa Vema, che era un tribunale che è esistito in Germania al tempo di Carlo Magno,
il tribunale della Santa Maria, ma aveva questo compito, quello appunto di difendere i deboli, e così era, erano i mendicotti. Beh, poi giustamente quando questo fratello è stato condannato, impiccato, attaccato ai piedi, tutte le carte processuali e così via, hanno tentato di, in quel momento loro non erano ad Arena, erano a Gerace, hanno tentato di cercare di scoprire chi sono stati, ma non ci sono riusciti, anzi. La cosa che fa ridere un po' è che i capi di questi che hanno ucciso il fratello sono andati addirittura a Gerace a portare le condoglianze ai concubini per la morte del fratello. E su Gerace, per meglio dire, quelli che ruotavano nella città di Gerace, che ruolo avevano? Di quel che si sa, si intende. Avevano, anche lì c'era una piccola parrocchia. Poi. Io in questo libro non ne parlo, ho intenzione di parlarne. Non lo diciamo per chi ascolta da casa, che sì. Vive in realtà. C'era una parrocchia. Perché è una pagina nuova, sì. Di quello che è il sistema, diciamo, delle società iniziatiche nella provincia di Reggio Calabria. C'era una parrocchia molto a Bubalina, cioè a Bovalino, per Roderna Bubalino. E quella è intervenuta, ha fatto delle cose. C'era anche una parrocchia a Gerace, però non ne parlo in questo libro. Io ne parlo. Ma era attestato. Sì, tutto quello. Come pure su è un romanzo storico. No, non mi riferisco, dico, è attestato. Ci sono documenti che parlano di Gerace e di Bovalino. Sì, cioè, praticamente cosa è successo? C'era. La figlia del giustiziere di Palermo, che amava ed era amato da un cavaliere che però non era nobile, per cui il padre non voleva. I vendicosi, allora, per vendicarsi di questo giustiziere che non gli era molto simpatico, hanno rapito la figlia, l'hanno portata in Calabria e l'hanno portata soprattutto a Motta Bubalina, dove questo spasimante si era rifugiato perché era ricercato dalla giustizia siciliana, e lì e qui a Bovalino era stato praticamente protetto e nascosto dai vendicosi di quella parrocchia. E c'era un prete pure addirittura che faceva parte di una parrocchia di Reggio Calabria, che aveva poi sposato i due spasimanti, insomma. Cioè, quelle cose che possono apparire in un modo diverso, ma che terminano poi con un matrimonio di fatto. Sì, infatti, sì. Cioè, anche nel periodo del brigantaggio, molti, e quindi siamo molto, molto, molto... Molto dopo, perché noi parliamo fra... Vediamo che vengono rapite alcune ragazze che poi vanno in sposa a quelli che la famiglia non volevano. Ma qui non è che è stata rapita la ragazza contro la sua volontà. No, la no, ragazza c'è sempre la presenza. Diciamo di quei matrimoni che venivano ad essere inficiati dalla famiglia, non voluti, perché la ragazza ha voluto essere rapita, perché la ragazza addirittura era stata messa in convento dal padre ed è riuscita a scappare dal convento, e i vendicosi l'hanno presa e l'hanno portata in Calabria. Quindi non è che l'hanno rapita come, diciamo, i soliti rapimenti che si facevano una volta in Sicilia per poter... No, lì è tutto un altro discorso. Cioè, diciamo, quei famosi matrimoni che venivano ad essere impediti da parte della famiglia. Ma andiamo oltre. In che cosa si sono caratterizzati, oltre il fatto di essere al servizio di una classe che chiedeva o invocava aiuto contro coloro i quali erano sopraffattori delle classi più umili, della società più debole, e quindi vivevano i nobili di soprusi, di sistemi aberranti anche, e già oggi che lo notiamo, figuriamoci a quel tempo. Beh, loro praticamente volevano essere, come si dice, vendicatori, sì, di quello stato di cose che non veniva giustificato, né tantomeno poteva essere considerato l'elemento cardine di una società mezza umana, non umana. Cioè la povera gente che veniva sfruttata, sì, derisa, umiliata da quei signori o dai signorotti di turno che imperversavano nella vita di quei loro paesi. Dunque, una domanda che mi fanno spesso è: i vendicosi è un nome che avete inventato, tipo
com'era quello là, fioroso. No, il vendicoso è una parola che esiste da oltre 1000 anni. Soprattutto nel dialetto napoletano i vendicosi sono i vendicatori. Tant'è vero che Adinolfo di Pontecorvo non era siciliano, era di Frosinone, e i vendicosi perché evidentemente si usava anche nel suo linguaggio questo termine qua. Quindi vendicosi indica appunto vendicatore. E loro avevano questo scopo, ripeto, di vendicare i soprusi, e si rifacevano alla Santa Vema. Che cosa hanno fatto? Sì, hanno aiutato il popolo, ma hanno aiutato anche il re nelle loro battaglie, si sono, diciamo, distinti per aver partecipato anche alle crociate. Alla fine poi hanno partecipato al complotto, anzi, contro Enrico VI. Enrico VI, che era un macellaio praticamente, aveva portato sangue da tutte le parti, aveva ammazzato chiunque non accettasse il suo potere. Aveva combattuto contro Tancredi di Lecce, perché se ricordiamo la storia, quando è morto Guglielmo II, non avendo avuto eredi, lui aveva nominato erede la zia Costanza d'Altavilla, moglie di Enrico VI. I nobili non hanno accettato questa cosa, ma soprattutto non l'ha accettato la Chiesa, perché non voleva che Enrico VI diventasse proprietario di quasi in tutta l'Europa, perché dalla Germania fino alla Sicilia, e aveva fomentato questa ribellione dei nobili, che avevano portato alla elezione al re di Tancredi di Lecce. Tancredi di Lecce, fra l'altro, era un Altavilla nato da fuori matrimonio, diciamo, ed era l'unico e l'ultimo Altavilla maschio, quindi l'ultimo effettivamente che poteva essere nominato re. Enrico VI combatté contro Tancredi. Alla morte di Tancredi è riuscito a conquistare il suo regno, e essendo uno che era piuttosto falso, che cosa disse alla moglie di Tancredi? Che l'avrebbe salvata, lei e ai suoi figli si avrebbero ceduto il regno, anzi addirittura avrebbe nominato il figlio di Tancredi, Guglielmo III, duca di Lecce e conte della Puglia, insomma gli avrebbe dato, invece non, quelli si sono dimessi. Cioè il problema delle scale sociali che volevano essere punto di riferimento. Quelli si sono, diciamo, gli hanno consegnato la corona, e lui per tutta la risposta che cosa ha fatto? La moglie di Tancredi e alle figlie le ha mandate in convento. Il bambino, perché era ancora bambino fra l'altro Guglielmo III, l'ha evirato, l'ha accecato e l'ha fatto morire in carcere. E tutto questo ha portato rabbia nei palermitani e nei siciliani in genere, che amavano gli Altavilla ma odiavano lo Svevo. E lui si è vendicato ammazzando tutti, facendo scorrere sangue dalle 1000 fontane che gli arabi avevano costruito a Palermo, fra l'altro espropriando di tutte le opere d'arte, di tutti i beni che c'aveva, cioè quello che i tedeschi avrebbero fatto in seguito, generale, i nazisti avrebbero fatto poi secoli dopo, lui ne ha fatto nel 1100, nel 1200, cioè distruggendo ogni traccia. Allora c'è stato un complotto a cui ha partecipato anche la moglie, anche Costanza, perché Costanza era un'Altavilla, ma essendo nata in Sicilia lei si sentiva più siciliana che normanna, e quest'odio che la gente adesso aveva contro di lei e contro suo figlio gli portava noia, le portava rabbia, per cui anche lei si è associata a questo complotto. Per cui questo complotto, che fra l'altro ha avuto anche l'aiuto dei vendicosi, per cui Enrico VI si è ammalato e sono stati chiamati i più bravi medici per essere curato. Il tempo era quella che era. Si è presentato anche un medico che medico non era, della famosa scuola salernitana, che allora la scuola salernitana era la scuola di medicina più importante d'Europa. Si è presentato questo medico, questo presunto medico della scuola napoletana, che gli ha dato un veleno piuttosto che una medicina, per cui poi si è detto che mentre Federico Barbarossa ha negato in una pozzanghera, lui ha negato in un bicchiere d'acqua, e lasciando, diciamo, e allora potremmo dire che anche il sì romanzo storico, la grande storia
storia normanna. Grandi personaggi che hanno caratterizzato la vita del tempo ruotano intorno a questi uomini incappucciati, sì. Vivono insieme la realtà, cercano di smuovere alcune negatività, molte volte sì, molte volte no, ma diventano protagonisti in questi 250 anni di loro sopravvivenza. Ma i vendicostieri sono vissuti più di 250 anni. Perché io parlo fino a 1152-54. Io arrivo fino alla morte di Enrico VI, ma sono ancora andato avanti. Ma scemano come importanza e anche come incidenza. Non direi che scemano. Diciamo che si trasformano nei secoli nei beati Paoli. Sì. Molti addirittura li identificano, i beati Paoli, con i vendicosi. Io non li identifico. Ma potremmo dire pure che tutto ancora ruota, la società sì. Iniziatica ha origine in quel periodo. Ogni tempo è logico, certo. Che porta mutamenti, situazioni, adesioni. Ogni tempo poi rappresenta il meglio o il peggio sì, di quella nuova realtà. Io, però l'importante è capire che sin dal 1152-54, e non si può dare che non vi è un imprimatur come un certificato di nascita, abbiamo delle società iniziatiche che diventano società segrete, che incidono sul costume di determinate realtà locali, modificano spesso gli atteggiamenti di tanti personaggi sul presupposto di migliorare la società. Nel 1150-1180, nel XIII secolo, i problemi erano quelli, sì. Sicuramente si adeguano, ma pongono pure elementi innovativi per quella realtà. Oggi forse li leggeremmo in maniera diversa. Hanno svolto anche un ruolo di intervento contro la sopraffazione, quella che era la prepotenza di alcuni signorotti del tempo contro la povera gente. Forse poi troviamo pure elementi negativi, che quella forza si tramuta in non come giustizieri, ma diventano poi elementi di prepotenza e non di uguaglianza. Diventano oppressori. Ma questo avviene dopo il 1800, quando c'è stata l'Unità d'Italia. Poi, praticamente, poi il discorso è ben diverso, specie partendo dalla Sicilia in poi. Cioè, ognuno si adegua al proprio tempo, che le cambiano bandiere, partecipano, sì. E vivono la realtà dei vincitori. Vogliono essere sempre in auge, a dominare la scena che può essere politica, ma che si tramuta in scena economica, stato sociale, per rimporre ancora stili di vita rapportati ciascuno al proprio tornaconto, sì. Si parla di giustizia sociale, ma di fatto non è giustizia per tutti. Pensa uno di operare il bene, ma vede il proprio tornaconto. Sì. Possiamo definire alla fine senso. È così, alla fine è così. Cioè, ma poi come questi vendicosi nella realtà politica del tempo, rapportato non nel Mezzogiorno, ma direi alla Sicilia e alla Calabria in particolare. Ma nella Sicilia e alla Calabria, in quel periodo loro effettivamente difendevano i deboli, cercavano di aiutare, diciamoci la verità. I re normanni si sono sempre un po' disinteressati della politica economica. Però hanno dato, pur volendo, possiamo dire che hanno dato un contributo. Sì, per carità. Loro sotto tanti punti di vista. Parliamo del 1200. Sì, stiamo parlando. Per cui loro cosa hanno fatto? Hanno diviso la società in feudi, di conseguenza non si interessavano più di quello che succedeva nei vari feudi, dove il proprietario del feudo era padrone delle terre, ma era padrone anche di chi quelle terre gli lavorava. E i soprusi erano enormi, e i vendicosi si sono presi la briga appunto di cercare di eliminare questi soprusi. E si può dire allora, in buona sostanza, che hanno avuto un ruolo, sì. Un ruolo altamente positivo nell'impostazione, ma che
e poi fa parte della natura umana. Ma no, io voglio dire, in quel periodo hanno sicuramente avuto un ruolo positivo, perché in quel periodo hanno cercato di mutare gli atteggiamenti, esatto, dei prepotenti, esatto, contro la classe più debole. In quel momento hanno avuto, perché loro appunto hanno cercato di difendere la classe più debole. In una parte del libro c'è, cioè, quando hanno sequestrato un barone che aveva commesso delle atrocità, e in quel capo gli dice: questa nostra santa e segreta società è in grado di sapere qualunque cosa voi fate da ora in poi, e nel momento in cui trasgredite quello che vi viene ordinato, noi siamo in grado di prendervi, di ammazzarvi, ma prima di ammazzarvi di farvi vedere lo stupro delle vostre figlie, perché era accusato di aver tentato di stuprare una ragazza. Questi ad un certo punto cessano. Com'è che nemmeno, e come si trasformano, ma in quale realtà, ma cessano, se viene una nuova realtà iniziatica che ma cessano poi nei secoli, tramutandosi nei beati Paoli, come dicevo poco fa. Ma non è che passano come un team. No, come dicevo poco fa, molti li identificano, ecco, per molti, ecco, per il Marchese di Villabianca è un'unica setta, che lui dice che si chiama Vendicoso, ma non è vero, perché i Beati Paoli si rifacevano a San Francesco di Paolo, infatti si sono chiamati Beati Paolo perché si rifacevano a San Francesco di Paolo. Nel 1100 San Francesco di Paolo ancora doveva nascere. Doveva essere nella mente di Dio. Quindi non è vero, cioè sono due sette separate che poi, diciamo, confluiscono in un'unica. Una confluisce nell'altra, esatto, esatto. Cioè, sposano, e perché dico confluiscono? Perché gli stessi ideali, sì, modificano o limano dove ci erano elementi da smussare, ma in buona sostanza, che noi li chiamiamo Vendicosi e poi li chiamiamo Beati Paolo, non è altro che un continuum, un conoscitivo, esatto, un continuum di una società iniziatica sotto tutti i punti di vista. Infatti sì, sì, è la stessa cosa, e anche Beati Paolo poi fanno lo stesso lavoro che facevano i Vendicosi, cercano appunto di combattere i soprusi dei nobili, perché i nobili a tempo del Regno di Sicilia e fino al Regno delle Due Sicilie è ancora peggio, insomma, perché anche nel Regno delle Due Sicilie c'erano ancora i Beati Paoli, che poi, ripeto, si sono trasformati nella mafia. Cioè, non lo dico io, lo dicono molti storici. Cioè, noi potremmo dire, ecco, così facciamo notare a chi ci ascolta da casa, e senza creare dubbi o incertezze, che vi è un punto di partenza che ha aspetti altamente positivi, nobili, per quel tempo, per mutare quelle che erano le, non diciamo divergenze, ma quelle che erano sistemi antichi, fatti di soprusi, di interventi alquanto coercitivi contro le figure più povere della società del tempo. Passano, mutuano i tempi, Beati Paoli, anche loro nascono, si formano con gli uguali principi, diventano un tutt'uno con i Vendicosi, che poi è logico col passare del tempo. Gli aspetti positivi sono frutto di sopravvenuti motivi di negatività, dove alla violenza si aggiunge ulteriore violenza, dove ciascuno pensa di imporre con elementi ancora coercitivi, negativi, chi più ne ha più ne mette, quel filone che da bene si traduce in male. Nascita dei primi elementi di prepotenza mafiosa in Sicilia, che poi in Calabria acquistano, diciamo, che da protettore si trasformano in oppressore. In oppressore. Sì. Questi nel XIX secolo. Sono passati quei 900 anni, per dire, passano i tempi, si adeguano al sistema, però quel sistema diventa marcio e diventa, sì, l'elemento negativo per ulteriori elementi società di negatività. Sì. Potremmo concludere ora, sì, diciamo a chi ci ascolta da casa, questo bel libro che Nicola La Barbera propone per i tipi di
Bonfirraro. Bonfirraro, che è un editore alquanto importante. In Sicilia è un editore piuttosto importante. Dell'editoria italiana, un bel volume, una veste editoriale, dicevamo, alquanto bella. È un libro da leggere. E allora, perché bisogna leggerlo? Ma bisogna leggerlo perché intanto, a parte la storia dei vendicosi, quindi la storia, ci sono varie storie d'amore, oltretutto di tutti i vari capi che si susseguono. E abbiamo visto qualcuna pure. Parla anche della vera storia dei Normanni, di tutto quello che è successo dalla conquista dei Normanni del 1000 fino al 1300, quando è arrivato Enrico VI. Storia dei Normanni che è raccontata in maniera molto semplice, molto discorsiva. Il mio editore, infatti, intervistato l'altro giorno da una televisione siciliana, diceva che finalmente con questo libro riesce a far leggere la storia ai suoi nipoti. Cioè, non è una storia fatta di dati, di date, di circostanze, che può apparire che diventa poi cronaca, anche se sono rapportati dal gioco di parole, dal rapporto di tempo, ma diciamo è una storia romanzata, che è una storia vera, ma fa vivere momenti, ecco, inseriti in un contesto ben particolare ma felice di quello che era la società culturale del tempo. Esatto. Normanni in Sicilia, i loro interventi. No, i Normanni anche in Calabria, non dimentichiamoci. Ma in Calabria ne abbiamo tante. I Normanni in Calabria non di poco conto. Mileto è stata la prima capitale. Mileto è stata la prima capitale del regno normanno. Interventi di Ruggero II nei nostri monasteri, sì, basti pensare quello infatti che loro hanno fatto per quel che riguarda lì, per esempio, alcuni in quel libro si parla di una condanna data a un giovane nobile che la cui condanna, siccome era un ignorante, non era nobile ma era ignorante, la cui condanna è quello di stare per 3 anni nel seminario di Serra San Bruno. Ma perciò dico, quando parliamo di ma pure nel nostro contesto ci sono terreni dati alla Chiesa da Ruggero il Normanno. Può piacere, anche San Nicodemo in quel di Mammola ha avuto beni dati da Ruggero il Normanno. Cioè, se vogliamo incastonare quella che era poi la realtà della Certosa, nelle nostre zone della Locride, perché poi se citiamo un paese rischiamo di dimenticare quello vicino, e dice, ma anche qui avevano territori immensi, sì. Basti pensare e rileggere la grande platea e anche le platee successive dove i Normanni hanno dato alle chiese di Calabria beni a non finire. E questo, ma anche perché, sono bene meriti, anche perché i Normanni, per poter farsi amico dei papi, hanno cercato di, perché in un primo momento i Normanni hanno lasciato ognuno libero di professare la propria religione, quindi i musulmani e i musulmani, poi i cristiani bizantini e i cristiani latini. Poi il Papa ha preteso invece che tutto il contrario, cioè ha preteso che si latinizzasse tutto, per cui i Normanni hanno cercato di creare monasteri latini, hanno addirittura impedito ai musulmani e ai cristiani di rito bizantino, li hanno iscritti nel registro dei contadini, chiamiamolo così, ed era loro impedito di fare politica e di portare armi. Questo è il libro, amici telespettatori, di Nicola La Barbera, un libro da leggere in forma leggera, un romanzo storico che non impegna più di tanto, cioè ci impegna nella lettura, ma non ci spinge in meandri che vanno oltre, cioè non è un romanzo pieno di dubbi, di incertezze, di richiami, è un linguaggio scorrevole che ci induce a capire quella realtà dalla quale poi
provengono mutamenti nell'ambito della società meridionale. Io lo ringrazio per aver voluto accettare abbiamo parlato di questo bel libro. E cosa dire, sia all'editore e sia all'autore, a curare un mondo di bene e il successo che merita. E la buona serata a tutti. Grazie e buonasera a tutti voi. Questo programma è presentato da La televisione sta cambiando in tutta Europa. Dal 9 al 29 aprile tutte le programmazioni regionali trasmetteranno su nuove frequenze. Telemia trasmetterà con maggior copertura in tutto il territorio calabrese e si sposterà sul canale 76 del telecomando, come i nostri canali extra che troverai sui canali 99 e 199. Sarà necessario risintonizzare i televisori e i decoder. In caso di problemi di ricezione, si consiglia di verificare il proprio impianto di antenna. Per maggiori informazioni, visita il sito nuovatvdigitale.mise.gov.it.